tengono le mani un po' indietro, perché se, lui, se le tenete così lì fa uno sforzo, magari è lui che fa esercizi di pesi tutti i giorni, però se le tenete un po' indietro, qui avete più leva e lui ne ha meno, e quindi in realtà anche se fosse un peso massimo lo riuscite a tenere lì, lo riuscite. Questo, sentite, questo ve lo dico a voi, perché in realtà ho fatto dei corsi, non l'ho spiegato proprio di tenerlo indietro, e quindi però è importante, perché se no dovete avere dei muscolacci se dovete, se tenere, invece così è molto più facile, anche perché voi non dovete faticare troppo, perché se faticate troppo poi perdete anche voi la concentrazione, quindi cioè, non riuscite più a dare, a tirare fuori l'energia, quindi voi poi lui tecnicamente, per la teoria cinese o qualsiasi teoria, perde il contatto con la terra, questa è una mitologia, cioè, perché ad un certo punto gli dico schiaccia come se tu ti dovessi sollevare in cielo, quindi lui schiaccia e intanto perde il contatto con la terra, che è l'elemento essenziale. A questo punto fate come è scritto proprio il libro di Dipis, eccetera, osservate il soggetto fin quasi a toccargli il naso nel caso, oppure in realtà non è che serva tanto, gli dite guardami negli occhi, e lo, all'inizio potete anche non guardarlo, e poi ci sono due o tre uscite differenti. Allora, con una donna potreste dire le tue braccia sono incollate, andate avanti, indietro, e va già abbastanza bene, due o tre volte così, anche con un uomo volendo non è un problema, anche lui rimane incollato normalmente, perché lo sguardo impedisce di staccarsi. C'è un russo perché lo fa, però lo fa con un trucco, non va bene, noi lo facciamo senza trucco, perché cosa fa questo russo? Vieni qua, faccio vedere con lui. C'è un russo, l'ho visto su internet, questo russo, anzi, però lo fa bene all'inizio, dice metti la mano così, lasciale così, avvicinati sulle mie, ok, abbassale, va indietro, questo anzi va bene, e poi gli piega molto le braccia così a lui, che quindi gli rende molto difficile, però una donna, gli rende difficile staccarsi, perché ha una, perché come fa a sollevarle? Non può manco sollevarle, prova a sollevarle, non ce la fa, però, perché in questa posizione non sono tanto sollevabile, è chiaro? Allora, comunque questo è un inizio, se un giorno lo devi fare, fatelo, metti le mani così, ok, posale. Questa sarebbe la posizione giusta, così lui spinge, e perché l'altro è un trucco e non avete bisogno. Se fate come con lo sguardo, lo pigliate semplicemente, tranquillamente, quindi non avete bisogno del trucco che gli blocca le braccia, che lui non riesce a muoverle. E quindi a questo punto, senza trucco, gli guardate, guardami, e poi andate avanti. Lo sguardo è iniettato, vedete? Con lui manco si... E lo so, è soffio. Cosa succede? Lui è stupito che sia entrato così tanto nello stato di fascinazione immediatamente. Soffiate, e quindi questo avete fatto il primo test. Avendo fatto il primo test, Donato lo faceva anche con 6-7 persone, perché così valutava, magari ci può anche essere lo scettico, anche se con questi metodi è molto difficile fare lo scettico, però lui lavorava, ci può essere secondo me la persona molto forte, che non è scettica, che non perde subito l'energia e che quindi non vi dà tutta la forza per sollevarsi in alto, perché se uno desse tutta la sua forza, ovviamente lui ve ne dà solo una parte, perché intanto pensa no, ma io non mi faccio prendere altre cose. Allora, se non dà tutta la sua forza, ne tiene un poco, e quindi o dovete tenerlo più a lungo o altre cose. Comunque, se ci potrebbe sempre essere questo, quindi lui il momento in cui cede, come lo sente? Lui soffiava la persona, tu, quando il soggetto prende, ci sono due soluzioni che tu puoi fare. Se tu hai un soggetto, lo prendi negli occhi, puoi o tenerlo così o tirarlo come abbiamo fatto con la donna, oppure si può fare anche così, tieni qua, schiaccia, guardami, e gli si gira attorno. Girare attorno è anche molto potente, perché lui non capisce più niente, e perché non... girando attorno così manca ogni punto di riferimento, lui non sa più, infatti ha incrociato i piedi addirittura, sì, no, ma perché comunque qui io giro, si crea uno stato di rotazione, in realtà si può anche mettere a terra, e quindi lui non capisce più niente, gira, vede solo la mia faccia, che è l'unica cosa che è concreta, rimane bloccato sullo sguardo, lo sguardo sempre più iniettato. Comunque la prima volta normalmente si soffia, perché soffiando lui si riprende un attimo, però rimane ancora. Secondo è quello morale, come chiamava, dato che lui è... schiaccia forte. Quando lui è preso così, io a questo punto, fissami, mi devi seguire.
soggetto, vedete, segue come un automa, in realtà questo è un automa, anche lo sguardo, tutto quanto un automa. Giù, giù, giù. Voi andate giù, lui anche va giù. Allora, lui è andato giù fin troppo, nel senso che se non ero io a tenerlo, mi andava giù tutto. Anch'io. Allora, adesso il soggetto è fascinato a terra. Qui è fin troppo, normalmente non l'avete subito. Solo che lavorando già una, due, tre volte, lo stato nervoso diventa più forte. Mm. Quindi quando lo stato nervoso diventa più forte, alla terza o quarta volta è più teso. Lui qui è uno stato, chiamiamolo così. Quando il soggetto è così, potrei dargli un calcio, sinceramente lui non gliene importa. Ancora qualcosa? Posso levarti? E lo potete tenere giù. Cioè, anche se lui pensa un po', sono cosciente di quello che mi questo pare. È solo un appuntamento o c'è? No, appuntamento c'è l'idea, la volontà. È un po', allora, questo è un po' come diciamo, c'è l'idea sempre connessa a quello che fate, sì. Lui lo sente. Poi che sia un'immagine o altre cose. E quindi questo allora, e questo è il test numero 2 che blocca la persona a terra. Senti incollare le spalle sì. Al pavimento. Allora, questo funziona anche. Io adesso volevo farvi vedere il video, però comunque c'è un nostro allievo, Luis, che lui l'ha conosciuto, che lo mostra in un video. E allora praticamente c'è un soggetto, vieni qua, faccio solo vedere con te. Allora, non ti faccio del male. Allora, il soggetto è minacciante nel video, io faccio scrivere come video. Tu sei minacciante, cattivo. Allora, lui cosa fa? Questo però è più di difesa personale. Prende il braccio, glielo gira e glielo sbatte contro, praticamente contro la faccia, lo mette a terra, ok, adesso lo faccio con lui per far vedere, gli dà, lui un po' è rimasto anche fascinato, lo mette a terra così, gli dà il calcetto e poi, perché questo è rimasto col dito qua corto, e poi quell'altro prova a tirarti su, l'altro non ce la fa più perché è rimasto memorizzato, chi ha ricevuto questo colpo col dito in faccia. È chiaro? E quindi funziona anche tipo difesa personale, perché gli sbatte questo dito in faccia e poi l'altro rimane a terra e quindi l'unica maniera che ha è di andare indietro, un po' indietro così se riesci. Ma il piede potresti tirarmi. Non hai fatto bene il video, però il senso è questo, se la persona deve andare indietro tenendosi su perché non riesce a rimettersi su perché l'altro perché il calcetto lo dà così per fargli memorizzare che se si tira su è pericoloso e quindi praticamente è chiaro il concetto?